invece questa bellissima faggeta che vedete è la faggeta del Bosco Magnano. Ci troviamo per la precisione sulla strada che collega la Valzinni fino al massiccio del Pollino. A metà strada, più o meno nell'ambito territoriale del comune di San Severino Lucano, trovate questo splendido Parco Avventure. Tutto l'occorrente per fare anche il picnic, come l'immancabile barbecue. Allora andiamo a provare questo Parco Avventure o no? Sì. Dai, andiamo. Ecco che ci si scalda qui. Cover, quindi per proseguire il nostro percorso cosa faccio? Sgancio sempre un moschettone alla volta, in modo tale così che mi troverò sempre con un moschettone agganciato, e quindi se scivoli in quell'istante resto comunque appeso e quindi non casco giù a terra. Siamo a Bosco Magnano, siamo all'interno del Parco Avventura del Pollino. Qui possiamo fare diverse attività tipo il tarzaning, il percorso sugli alberi, il river trek che è un trekking in acqua, e si possono fare parecchi giri mountain bike qui nel bosco di Bosco Magnano. Qui vicino a noi abbiamo due o tre sentieri percorribili da tutti, sul torrente Peschiera oppure sul torrente Frido, dove il torrente Peschiera è il più famoso, che è zona 1 del parco, dove si può avvistare, se si è fortunati, anche la Londra. Ok, grazie, a presto, arrivederci. Buon lavoro! E allora, se volete venire qui da queste parti, non c'è ovviamente solamente il Bosco Magnano, c'è il massiccio del Pollino, c'è un comprensorio eccezionale. Qui non c'è mancato proprio nulla, quindi la località è Taverna Magnano, nell'ambito territoriale del comune di San Severino Lucano. Siamo vicino Vigianello, nei pressi del Pollino, la strada provinciale 4 che collega la Sinnica, la statale che va dalla Salerno-Reggio Calabria fin giù a Metaponto, al Parco Nazionale del Pollino. Adesso vi saluto perché io me ne vado a cercare la lontra.